Il 18 gennaio 2022 ho ufficialmente aperto la Control Fitness ASD, che è il primo spazio che unisce uno studio fitness, che voi ora non vedete, a questo spazio coworking. Così le persone possono venire qui, lavorare, ma sicuramente trovare del tempo per allenarsi. Il primo ingresso. A gennaio 2022 siamo partiti con i lavori e dopo qualche mese era tutto pronto, quindi sì, è ufficialmente passato il primo anno e forse anche qualcosina di più. E anche se qui sul mio canale YouTube ho raccontato tutto quello che abbiamo fatto dall'A alla Z, erano dei video di work in progress, senza una vera e propria linea che tracciasse la somma di quello che è andato bene e quello che non è andato bene. Quindi oggi, a distanza di un anno, posso raccontarvi tutto e spero che questo mio racconto possa ispirare e motivare quelli di voi che hanno in mente un proprio progetto imprenditoriale. Ora, ho diviso questo video in tre blocchi, che sono tre parole che per me rappresentano la somma di tutto quello che è stato questo primo anno. 1. Reinvestire. Ora, sono contentissimo di essermi lasciato convincere a non fare tutto e subito, visto che io sono una persona leggermente impaziente, ma per fortuna con Control siamo partiti piano, creando quello che tecnicamente è MVP o Minimal Viable, vabbè, insomma, prodotto minimo funzionante. Questo approccio permette di testare il proprio progetto e apportare però dei miglioramenti ascoltando il mercato o i propri clienti. Il concetto è che se vado all-in con tutto il capitale che ho, poi non ne ho più per fare anche quei piccoli aggiustamenti che possono derivare solamente dall'aver testato nella pratica quello che una persona ha magari preparato in teoria nel business plan. Qui ad esempio il coworking c'era, ma non era così. Abbiamo dovuto ampliarlo dopo. Ora, potevamo farlo subito, ma avrei dovuto impegnare molto più capitale, capitale che tra l'altro neanche c'era perché per una mia scelta ben precisa ho deciso di non avere veri e propri finanziatori. Questa cosa magari la spiegherò meglio in un prossimo video dedicato. Comunque avrei impiegato alla fine tutto il capitale per un'idea che era troppo teorica, io non sapevo se avrebbe funzionato. Ora immaginate se l'idea e il concept si fosse evoluto in altro, io avrei dovuto abbattere tutto o comunque rivendere tutti i materiali, le sedie, e avrei perso un sacco di soldi. No, no, no. Quindi prima abbiamo testato alcune idee e abbiamo guadagnato i primi soldini. Poi quei soldini li abbiamo tutti reinvestiti. Quindi non pensate di andare sul mercato con quella che magari è solo una bozza di un'idea e, se vi va bene, pensare di aver fatto bingo, prendervi subito i primi utili che vengono e pensare di averla risolta così. Qui, anche con incassi mensili superiori ai 10.000 euro, abbiamo sempre preso tutto in questo primo anno e l'abbiamo rimesso sul tavolo. La tentazione, ovviamente, io posso capire che sia quella, appena si guadagnano determinate cifre, di prendersi tutto e, non so, farsi magari un mega viaggio. O io nel mio caso quante paia di Air Jordan avrei potuto comprare? Vabbè, insomma, niente di tutto questo è successo. Perché l'idea è che se un servizio vi genera X, diciamo 1000 euro, magari andando a migliorare alcune cose potrebbe rendervene 1500 al mese. Ora, se io quei 500 me li prendo e me li intasco, il giochino è finito lì, l'ho portato da 1000 a 1500. Ma se invece io quei soldi, quei 500 euro, li reinvesto a sua volta per magari migliorarlo ancora, ne arriverò a guadagnare 2000 e così via. Ora, facciamo un esempio pratico qui così si capisce meglio. Io all'inizio avevo l'attrezzatura che permetteva a un trainer di lavorare con una persona che si allenava. Con tutti i primi utili abbiamo comprato altra attrezzatura che adesso permette a due trainer di lavorare con due persone, avendo quindi raddoppiato almeno teoricamente quelli che possono essere gli incassi. Poi quegli incassi ulteriormente sono stati presi per andare a comprare del materiale che permetta anche di fare piccoli gruppi fino a 5-6 persone e quindi la cosa è diventata ancora più esponenziale e così via. Quindi mi raccomando, non siate ingordi e la prima parola chiave da portarsi a casa è reinvestire. 2. Sbagliare. Legato al concetto di reinvestire e migliorare, c'è quello che, solo andando a sbagliare alcune cose, sapremo come migliorare. Io nel primo anno ho sbagliato un sacco di cose, ma proprio in ordine sparso. Il budget per determinati eventi che non ha portato i risultati attesi. L'intensità delle lampadine comprate ovviamente in stock da 10 e quindi tutte da buttare. La posizione del climatizzatore.
il colore di una parete che sì era grigio ma aveva un tocco di blu che, visto che il blu non abbiamo da nessuna parte, mi dava particolarmente fastidio e ovviamente siamo andati a rifarlo. Alcune persone dello staff, visto che forse era il momento sbagliato per inserire determinate figure che invece io pensavo potessero essere utili già in quel momento, e i collaboratori, su cui alcuni non mi esprimo, altrimenti questo video diventa volgare. Il problema è che all'inizio io tutti questi sbagli li vivevo con un sacco di frustrazione, perché è ovvio che se butti via energie, tempo e soldi la cosa dà fastidio. Ma invece oggi sono arrivato a un punto in cui veramente mi sono messo il cuore in pace e so che la prima volta che andremo a fare una cosa totalmente nuova la faremo, se non completamente sbagliata, sicuramente con ampi margini di miglioramento dalla volta successiva. Però è anche normale che sia così, no? È come se uno va a sciare per la prima volta e si incazza perché continua a cadere. No, mi sa che funziona così. 3. Divertirsi. Ed è proprio qui che mi leggo alla terza parte, alla terza parola, che è proprio divertirsi. Un anno dopo, diciamo che finalmente è sparita quell'ansia da debutto, perché posso dire che ce l'abbiamo fatta, ma attenzione, ce l'abbiamo fatta a iniziare, non ad arrivare, perché nel mondo imprenditoriale si può fallire dopo un mese, si può fallire dopo un anno, ma anche dopo 40 anni, quindi non penso ci sia un reale punto in cui una persona può dire ok, ce l'ho fatta, sono arrivato, anche perché arrivare dove? Ma di aver fatto bene, quello si può dire, e noi nel nostro primo anno da debuttanti sicuramente abbiamo fatto bene. E lo dico perché riceviamo messaggi, o ci dicono anche le persone che vengono qui, che stanno avendo dei cambiamenti dal punto di vista fisico ma anche mentale, perché ci portano dei regali, perché vengono a stare qui nel coworking anche nei giorni in cui non si allenano. Insomma, stiamo avendo un impatto sulla vita degli altri, e visto che questa è sempre stata la nostra missione sin dall'inizio, quando abbiamo pensato a questo concept, beh, non posso che essere stracontento. Ah, parlo al plurale perché di tutto quello che viene fatto qui ho veramente una piccola percentuale. Ci sono persone con ruoli piccoli o grandi che portano avanti un po' la baracca e a cui io non posso che dire grazie. In primis la mia dolce metà, che fa veramente un lavoro eccezionale, ma anche gli attuali collaboratori, tutte le persone che ci danno una mano con questo progetto, io veramente il grosso lo devo a loro. Ora, se avete domande su quello che può essere un progetto imprenditoriale, lasciatelo nei commenti, così magari ci facciamo dei video risposta dedicati. Non dimenticate di seguire sia sul mio canale Instagram, sia il canale Instagram di Crontrol, perché lì è dove veramente potete vedere anche nel quotidiano che cosa succede, che cosa facciamo. Quindi mi raccomando, noi ci vediamo prossimamente e peace!